Prima di tutto è un incontro tra la squadra Ruffino e il mio lavoro, e tra il fiasco anche e la mia ricerca sui simboli, sull'italianità. Sono stato anche un po' attratto dal lato femminile di questo oggetto, però nel mio lavoro c'è un principio di creatività e di sapersi rimettere in questione, quindi non sono cascato nella trappola dei fianchi e invece ne ho fatto un viso a rovescio. Il fiasco è stato portato all'interno dell'arte da tanti anni, abbiamo gli esempi di Boccaccio, di Lorenzo Magnifico e di Tiziano, quindi comunque il fiasco è stato portato dall'arte attraverso il tempo, come una macchina del tempo. Abbiamo voluto mischiarci con l'arte di nuovo, abbiamo voluto chiedere all'arte di giocare col fiasco, giocare con questa icona e di sbizzarrirsi e di quindi dare una dimensione artistica nuovamente al fiasco Ruffino, così come nel passato il fiasco era stato parte integrante dell'arte fiorentina.